Mi presento, sono, per chi non mi conosce, sono Claudio Talcini, sono responsabile delle relazioni esterne per Informatici Senza Frontiere e insieme a Roberto l'altra metà dell'organizzazione di questo convegno. Come avete visto abbiamo diviso in due parti, la mattinata con la presentazione del report e le testimonianze di personaggi importanti, nella seconda parte abbiamo voluto invece inserire alcune esperienze concrete, quindi parlare di progetti che sono già attivi o di situazioni che si stanno evolvendo, soprattutto su Milano. Quindi il pomeriggio sarà diviso in sessioni di grosso modo una mezz'oretta ciascuna, dove ci alterneremo nel raccontare questi progetti così come segnalato in agenda. Chiaramente cercheremo di essere il più possibile anche di presentarlo in maniera un po' briosa, questo lo dico anche per Marco, perché ci rendiamo conto che in effetti un convegno come questo di una giornata intera può risultare pesante, soprattutto nella seconda parte. Quindi il fatto di alternare le presentazioni e di renderle oggettive e concrete è anche un modo con cui vogliamo lanciare il messaggio, ma senza che diventi anche difficile poi da sostenere. Allora, io se siete d'accordo partirei con la prima presentazione, non vi presento ISF perché in una delle sessioni dove parleremo di navigare insieme parlerò con qualche slide di noi, quindi non vi ripeto le stesse informazioni e quindi cederei subito la parola a Marco Pietripaoli che è il direttore del CSV di Milano. Grazie Claudio, buon pomeriggio a tutti. Dopo il buon pasto offerto dalla cooperativa di organizzato dalla cooperativa di Bollate. Questa mattina avete sentito gli accenni a questo importante progetto e iniziativa della Casa del Volontariato, che ha già un nome, si chiamerà Voce Volontari al Centro a Milano. È frutto, nasce da una co-progettazione e co-gestione da parte del Comune di Milano e di CSV, che è l'associazione che gestisce il Centro Servizi per il Volontariato nel territorio della provincia di Milano. Credo che diversi ci conoscono. La nostra mission, il nostro compito è quello di aiutare, sostenere, accompagnare il mondo del volontariato dell'associazionismo a essere più preparato, più competente, più organizzato nel svolgere al meglio i propri compiti e le proprie funzioni laddove si trova nei territori. Se vediamo le prime immagini, noi in questo momento abbiamo la sede, c'era il signore che ci aveva conosciuto per costituire la sua associazione nel 2002 nella sede di Piazza di Corso Italia. Noi adesso da alcuni anni siamo in Piazza Castello, ma è in una sede del comune che, visti i tempi, vuole giustamente metterlo a miglior reddito e quindi siamo sotto sfratto. E allora con l'amministrazione comunale siamo andati a ragionare e dire ma una funzione come la nostra dove può essere posizionata. Dando merito all'amministrazione precedente, che poi quella attuale ha assolutamente raccolto e sta portando avanti il progetto nato 2 anni fa e adesso stiamo continuando insieme, è stato quello di dire no, non poniamoci semplicemente l'obiettivo di dare una sede a CSV, cogliamo l'occasione per fare un passo in avanti verso l'infrastrutturazione, l'aiuto e il sostegno in modo più organico a tutto il mondo del volontariato e quindi andiamo a realizzare la Casa del Volontariato come un luogo forte, importante, dove fare network, dove lavorare insieme, dove costruire progetti innovativi, dove poter andare a collocare diverse funzioni. E l'occasione, quello era il pretesto, l'occasione è di un immobile. Lì siamo alla fine di Melchiorre Gioia, verso il centro, venendo dalla periferia, questa è la Guardia di Finanza, di fronte, non so se vedete presente, l'Hotel Verdi, quell'immobile colorato che è subito prima di quel bell'immobile delle ex cucine economiche di Milano, è lì chiuso da 12 anni, di proprietà dell'amministrazione comunale, giusto ce l'ho io,
faccia i segni avanti. Siamo in subito fuori delle vecchie mura spagnole a Porta Nuova. La località una volta si chiamava Isola Bella, dove di fronte alla Villa Martesana, dall'altra parte del canale della Martesana, c'era la primissima stazione Milano-Monza che era stata costruita. Era fuori le mura, era un posto perché l'edificio ha due secoli di vita. Questo era ancora, credo che sono immagini che pochi di noi hanno visto, di quando invece del Meccare Gioia c'era ancora il naviglio. L'immobile davanti che si vede è quello delle cucine economiche, questa è una foto del 1910-1920, e qua spunta dietro l'altro immobile, il nostro, con la torretta. Dicevo, da 12 anni questo immobile, ecco qua quando c'è la chiusura, la copertura della Martesana, avevamo già costruito quello che dicevo Pirelli, siamo nel 59-60, esatto. Eccolo qua. Penso che diversi passando la rete lo notate, chiuso, abbandonato, con un po' di cartelloni pubblicitari appiccicati sopra. Sono oggi 1800 metri quadri. Era l'ultima destinazione, era un albergo, era un hotel. C'è chi dice che era anche un hotel di malaffare. Immobile di proprietà comunale. E queste sono qualche immagine, questo è l'interno, la situazione oggi dell'interno. Ci sono anche alcuni elementi di pregio, quello lì, adesso si vede poco, è una colonna in granito rosa. Una scala Liberty che porta su al primo piano. Tecnici, soffitti. Ha avuto anche un bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale. Ok, passiamo al secondo slide. Allora, l'idea. Qual è stata a questo punto l'idea, il concept che abbiamo messo a punto? Esattamente. Ok. Allora, l'idea è quello di farne questo immobile un luogo in cui è forte la dimensione comunitaria, in cui è forte ed è visibile la capacità della Milano operosa che si vuole rimboccare le maniche per costruire cittadinanza attiva, cioè vuole essere il luogo, uno dei luoghi della cittadinanza attiva di Milano, non certamente l'unico. Però credo che abbiamo anche bisogno di qualche luogo simbolo. Le nostre associazioni, le nostre realtà operano giustamente, si diceva anche questa mattina, disperse nei territori, forse un po' troppo frantumate, però abbiamo quindi bisogno qua e là di avere alcuni punti faro per cercare di evidenziare quella che è quella capacità di coesione sociale che si costruisce nelle relazioni che tutto il mondo del volontariato attua a livello locale e territoriale. Vuole quindi essere, anche il nome che è stato scelto, Voce Volontari al Centro, un luogo, il cuore del volontariato milanese, una casa aperta quindi ai volontari e alle organizzazioni, aperta al confronto, dove però il volontariato si va a infrastrutturare, dove si avvicinano le conoscenze, le competenze, le opportunità, dove si creano nuove iniziative, nuovi progetti, nuovi servizi, con un livello di qualità e di efficienza, non solo di efficacia, alto. Come dicevo, l'immobile è di proprietà del Comune di Milano, è facilmente accessibile da mezzi pubblici. Teniamo conto che 5 minuti a piedi c'è sia la fermata di Gioia, che Garibaldi, che Moscova, che Repubblica, c'è il passante ferroviario, ci sarà la linea 5 del metro, non solo la 2 e la 1, quindi è proprio in mezzo, adesso qua non ho l'immagine, è proprio in mezzo a tutte le stazioni della metropolitana, e c'è la pista ciclabile che passa esattamente di fronte
Quello che si vuole realizzare, faccio un breve accenno, perché poi l'altra metà dell'intervento sarà ovviamente sugli aspetti tecnologici, è che sarà un edificio nella ristrutturazione con un alto elemento di sostenibilità energetica, di sostenibilità sì, ambientale ed energetica, perché quello che è stato, ovviamente è un edificio, come dicevo, che ha 2 secoli di storia, vincolato dalle belle arti, quindi alcune cose si possono fare, alcune cose non si possono fare. Però tutto il sistema di riscaldamento e di condizionamento sarà con i più moderni sistemi di scambiatori di calore, con l'acqua di falda, con la terra, con l'aria, eccetera. Per cui ci hanno calcolato che il costo, non verrà installata nessuna caldaia termica, funzionerà solo con gli scambiatori e con un piccolo aiuto di energia elettrica, perché lo spazio dei pannelli fotovoltaici sul tetto non è sufficiente per l'autonomia. Però ci hanno calcolato che da 30.000 euro l'anno di costo di riscaldamento con un sistema convenzionale scenderemo a 5.000, che mi sembra non è la piena autosufficienza, però già un elemento molto molto interessante. Gli spazi interni sono progettati per essere a loro stessa modulari, flessibili, adattabili a diverse esigenze, attenti agli aspetti di arredamento, di illuminazione, di insonorizzazione, perché devono facilitare quel lavoro che dicevo precedentemente. E le nuove tecnologie vuole essere un polo di sperimentazione dell'utilizzo delle nuove tecnologie applicate al mondo del terzo settore. Che cosa ci saranno dentro? Questa è una carrellata delle attività, dei servizi che sono previsti nell'edificio. Abbiamo certamente uno spazio di informazione sui temi del volontariato rivolti ai cittadini e quindi di orientamento al volontariato per chi desidera iniziare un'attività presso le associazioni. Siamo in rapporto e relazione con la società Expo S.p.A. per farne anche il quartier generale dei volontari per Expo 2015. Ci sarà uno spazio, questo è il piano terra, ci sarà uno spazio biblioteca, centro di documentazione, un bar caffetteria, un giardino all'aperto come luogo di incontro e di lavoro. Sale per riunioni, per incontri, seminari, convegni, ma anche esposizioni. Sempre a piano terra, 3 aule dedicate alla scuola di formazione del volontariato. Trasformeremo la nostra storica esperienza di organizzazione di formazione per il mondo del volontariato in una vera e propria scuola in cui ci sarà anche la certificazione delle competenze acquisite che potranno essere utilizzate in vari ambiti, anche in quelli professionali e lavorativi. Un piano sarà dedicato alla sede, un pezzettino del secondo piano sarà dedicato all'ufficio del volontariato del Comune di Milano, ma a fianco ci sarà la parte gran maggiore di questo piano dedicato alle sedi delle associazioni, in una logica non da orticello, ognuno con la sua stanzettina, il suo porticino, il suo computerino, il suo stampantina, ma invece in un grande open space, un open space articolato in 4 ambienti, in cui le associazioni che hanno bisogno di utilizzare lo spazio per 10 ore alla settimana lo usano per 10, non lo occupano per sempre. E chi ha bisogno di utilizzarlo per 20 euro a settimana lo usa per 20, cioè in modo tale che ci possa essere una rotazione, un'ottimizzazione degli spazi e la possibilità quindi di poter avere più copresenze contemporaneamente, ma soprattutto la possibilità, grazie anche a una strutturazione da open space, di networking, di facilitazione a costruire progetti insieme, attività insieme con i servizi tecnologici centralizzati e non moltiplicati. L'ultimo piano, il terzo piano, sarà dedicato all'ostello del volontariato, in accordo, stiamo chiudendo l'accordo con Regione Lombardia, per, non so se sapete che negli ultimi 4-3 anni
è stata lanciata la ristrutturazione in Lombardia di diversi edifici per fare diversi ostelli. Questo sarà un ostello particolarmente dedicato al mondo del volontariato, in modo particolare ai servizi in volontariato europeo che provengono da altri paesi d'Europa e che vengono a Milano a vivere un anno di esperienza di volontariato grazie agli accordi con l'Agenzia Nazionale Giovani. Lì potranno cenare e dormire durante il giorno o vivere la loro esperienza di volontariato presso le associazioni milanesi. Il primo piano sarà dedicato alla sede degli uffici nostri, di CSV, con lo sportello anche scuola volontariato e altri servizi. Con la sede anche del forum regionale, probabilmente anche del forum milanese del terzo settore e il nostro coordinamento che c'è il servizio della Lombardia. Abbiamo già preso una serie di incontri, di accordi con le rappresentanze sindacali e con Assi Imbrevi, in modo tale che sia anche un cantiere modello nel momento in cui ci sarà la ristrutturazione tra qualche mese. E infine, ma per tornare all'idea iniziale, è quello che è frutto di un percorso che abbiamo iniziato e che continueremo nei prossimi mesi di progettazione partecipata. Abbiamo già fatto alcuni workshop, ne faremo degli altri, in cui i rappresentanti di organizzazioni di volontariato, i soci di CSV, i lavoratori di CSV, danno le indicazioni ai progettisti su come questo edificio deve essere fatto e come deve funzionare. Adesso ormai il progetto definitivo è pronto, è stato presentato il 3 di febbraio, adesso vi farò vedere dei rendering. Adesso però dobbiamo passare dal definitivo all'esecutivo per poi fare l'appalto dei lavori e lì entrare nei dettagli, senza dentro anche negli aspetti dell'arredo, eccetera. Vuole essere, come dicevo all'inizio, una rete quindi aperta al territorio, al confronto, allo scambio, proprio per sostenere questa idea della vita comunitaria. Questo è finito, giustamente. Mandiamo le foto delle immagini di come sarà. Intanto abbiamo lasciato lì sul tavolo d'ingresso, credo visto diversi di voi l'hanno già presa, questa brochure di presentazione. C'è un sito internet che è www.voce.milano.it che racconta e presenta il progetto nel suo insieme, non solo dal punto di vista architettonico, ma anche prevede al suo interno, in questo sito, uno spazio per le donazioni. Tutta l'operazione costa 3 milioni e mezzo di euro a fronte di un comodato gratuito che il Comune di Milano ha fatto per 40 anni. Questo importo ad oggi, con principalmente un contributo straordinario di Fondazione Carico, ma poi anche di Regione Lombardia per l'ostello, poi la copertura pubblicitaria delle facciate durante il cantiere, eccetera, diciamo abbiamo coperti già 1,5 milioni, ci sono gli altri due che sono da trovare e stiamo proprio in questi giorni, anzi domani sera proveremo il piano di fundraising che da aprile incominciamo e lanciamo nei prossimi 2 anni. Allora, dicevo, partecipazione e quindi networking, innovazione e quindi tecnologia. Vorremmo che Voce sia davvero un esempio per come infrastrutturare il volontariato anche dal punto di vista dell'innovazione tecnologica e del fare rete. Questi sono i due poli. Come fare rete usando la tecnologia. Già in queste settimane stiamo avviando una prima sperimentazione al nostro interno, perché prima di fare le cose con gli altri uno deve provare sulla propria pelle, perché se funzionano sulla propria pelle allora c'è qualche probabilità che possano funzionare sugli altri. Abbiamo fatto un accordo con Microsoft, con Teorema e con TechSoup per portare le attività di CSV in cloud e con Office 365 e con SharePoint è tutta un'operazione che viene realizzata pro bono da fine maggio inizio giugno le attività informatiche di CSV passeranno
in un sistema cloud. Vediamo come funziona, ci sperimenteremo. Nel frattempo stiamo aprendo dalla settimana prossima cominciamo i contatti per aprire un tavolo di lavoro per la costruzione del sistema integrato tecnologico di Voce, Casa del Volontariato. Noi abbiamo questa ambizione di mettere intorno a un tavolo alcune primarie organizzazioni che ci aiutino intanto a costruire il disegno dell'architettura ICT che ci è necessaria. Avere chi ci sostiene dal punto di vista dell'hardware, chi ci può sostenere dal punto di vista dei software, sapendo che noi abbiamo dei software di tipo consumer, ma anche dei software dedicati che già abbiamo e che vanno connessi, integrati col sistema complessivo, la contabilità, i nostri vari database, abbiamo il nostro database delle associazioni e delle organizzazioni di terzo settore della provincia di Milano che ha 2500 organizzazioni censite, più 8.000-9.000 singoli cittadini volontari che sono in questi anni entrati in rapporto con noi. Dobbiamo individuare una società che ci possa sostenere dal punto di vista della telefonia fissa, della telefonia mobile, del wifi, delle strumentazioni stampanti, anche se il salto che vogliamo fare è quello di andare verso il notepad, quindi con un sistema di stampante moderato, efficiente non moderato. La videosorveglianza, le strutture, le lavagne per la scuola di formazione, la gestione ambientale del riscaldamento e del condizionamento che dovrà funzionare con sistemi automatici, il web che già noi oggi usiamo sia per le attività di informazione che di partecipazione diretta in termini di blog e di forum, dobbiamo fare un salto in avanti sul tema delle prenotazioni e dei pagamenti. Alcuni servizi saranno gratuiti, altri servizi saranno a contributo e quindi ci sarà anche tutta la necessità di gestire la parte di pagamenti online. Vorremmo al nostro fianco in questa avventura anche Informatici Senza Frontiere, la Fondazione Think, che ci possono accompagnare e aiutare, mettendo intorno a un tavolo le competenze del no profit e i bisogni del no profit con le competenze delle imprese profit che sono disposte a collaborare con noi in una forma pro bono o a grande riduzione di costi. Abbiamo cominciato a parlare con alcune prime imprese che sono dimostrate molto interessate a un progetto di, ovviamente per loro anche di alta visibilità, fa parte dello sport della vita, insomma non è un dramma questo. Però quello che noi abbiamo capito e che faremo, dicevo, da aprile in avanti è quello di costruire un progetto integrato, connesso, che ci faciliti, ci semplifichi il lavoro, ma che soprattutto permetta a noi e a tutti i fruitori. Abbiamo calcolato che nell'edificio mediamente ci sarà un giro di 100-150 persone al giorno, proprio come presenza quotidiana fissa. Tenete conto che le associazioni che avranno poi lì la sede la potranno anche usare di sabato, di domenica, anche quando gli uffici di CSV sono chiusi, quindi cioè con grande flessibilità. E qui ci vuole un sistema che sia sicuro da un lato, ma che dall'altro sia altamente flessibile e favorente il lavoro in rete, in connessione tra le diverse persone e le diverse organizzazioni. Ci sembra una bella avventura, forse un po' ambiziosa, però ogni tanto bisogna anche provare insieme ad alzare la testa e a guardare lontano e a costruire dei progetti in cui chiedere l'aiuto e il coinvolgimento di diverse realtà e di diverse organizzazioni. Il Comune di Milano, il CSV,
e la Fondazione Carico sono i primi tre che ci stanno credendo, e adesso piano piano stiamo cercando altri alleati in questa strada, in questo percorso.